Vediamo se mi ricordo ancora come si fa. Intanto guardate il kit. Vai, partiamo con la sponsorizzazione di questa banana tagliapeli. Composto da 5 lamette intercambiabili. 4, non vorrei distruggere i tuoi sogni di gloria, ma sono 4. Prodotti completamente vegani. Vabbè, chiaro, le famose lamette vegane che si nutrono solo di papaya e curcuma. E non testate sugli animali. Ah, quindi per te sono vegane perché non sono state testate sugli animali, capisco. Anche per il viaggio sono molto comode, perché basta portare con voi tutto il kit. È vero, perché quando viaggi con le lamette normali invece ti porti dietro la fabbrica, no? Per quanto riguarda la modalità, mi raccomando, bagno schiuma e poi fate questo movimento qui. Movimento anomalo e inusuale questo per farsi i peli, non l'avrei mai detto, sai? Si applica direttamente sull'ascella, è una crema. Cosa molto importante, sotto la doccia non andate a strofinare con il sapone, altrimenti andate a toglierlo. Aspetta che me lo annoto sul taccuino delle lezioni di vita. Non strofinare prodotti con acqua e sapone perché vengono via. Segnato, adesso aspetto che tu mi dica di non lasciare le bistecche troppo tempo sul fuoco perché si bruciano. Questa è la prova che sudo, ma qua sono completamente asciutta. Ma perdonami, ma se sudi, come fai a essere asciutta? Si vede anche la goccia di sudore, come puoi dire di essere asciutta? Sei bagnata. Fly with me. Let's fly away. Eccolo qua, il genio a Venezia, guardate. Let's fly, let's fly. Saluta, saluta. Ma chi cazzo saluti che non c'è nessuno? Come fly with me, let's... Niente, lui saluta i palazzi, si diverte così a salutare i palazzi. Ciao palazzi, ciao. Ci ha dormito 10 ore. E probabilmente tutti gli influencer d'Italia. Ci ha dormito dalle 10 alle 10. Sono 12 ore, dalle 10 alle 10. Sono 12 ore. Io l'ho un po' reso più Nicole mettendo lo stivale a vita alta. Ah, lo stivale a vita alta. Anch'io oggi ho messo questa camicia con la caviglia di fuori. Per tutti quelli che mi stanno scrivendo in direct di dare una spuntatina alle punte. No, ragazze, perché più li tagli, più si accorciano. Porca troia, arguta la ragazza. Suppongo che tu abbia dovuto studiare molto per giungere a questa conclusione così sorprendente. Ma potrò avere una figlia deficiente che mi fa parcheggiare lontano da scuola perché si vergogna della mia madre? Macchina. Secondo me non della macchina, si vergogna della mamma, però è gentile, non te lo dice. Ma no, ma dico, ma puoi essere così cretina? Poverina, dai, va capita. Non capisco un cacchio. E Canessa, meno male che capisci te. Sei stanco di scrivere il nome del tuo bambino sui vestiti? Perché esiste qualcuno che scrive il nome dei figli sui vestiti. Per evitare che si perdano e per ritrovare tutto. Cazzo, però hai ragione, ho fatto partire una lavatrice senza aver scritto il mio nome sulle camicie. Ci sono persi, non sono più vestiti. Ho comprato il rullo di ghiaccio. Beh, utilissimo, chi è che non ha un rullo di ghiaccio a casa? Vediamo, riempirlo d'acqua. So già che dirà una puttanata di proporzioni cosmiche. Lo posizioniamo in freezer. Ci sta veramente spiegando come si fa il ghiaccio. Deve stare qui per un po' di ore. Ma come si fa ad affidare delle sponsorizzazioni a queste persone? Dai, come? Spiegatemelo perché io non lo capisco. Sono passate un po' di ore, ma mi sa che qualcosa è andato storto perché stava tipo esplodendo. Sai, l'acqua quando ghiaccia aumenta di volume, gli stati dell'acqua, solido, liquido e gassoso, è programma di terza elementare. Siamo insieme. Se è utile, come dicono, in teoria dovrebbe rinfrescare. Porca troia, porca troia, porca troia. Il ghiaccio che rinfresca. Chi l'avrebbe mai detto? Guarda, ti faccio vedere una cosa io. Buio. Luce. Buio. Luce. Rinfresca moltissimo. Sto per diventare volgare e villano. Per l'estate, allora, gocciola un pochino. È figa, il ghiaccio che gocciola. Non so più neanche cosa dire. È piacevolissimo, è molto molto rinfrescante. Mi sono rotto i coglioni, va bene? Mi sono appena ricordato il perché io avevo smesso anche di fare questo format. Perché ne va della mia salute mentale. Devo trovare uno sponsor per questo format perché a titolo gratuito non lo faccio più. Ma in ogni caso, la conclusione sarà sempre la medesima. Vado a piangere nel mio angolino. Ciao! La